Oggi è una tappa molto ombreggiata, siamo fortunati. Dovremmo oggi superare la soglia dei 100 km, quindi arrivare più o meno circa a 90 km da Roma. Diciamo che un bel po' di chilometri abbiamo fatti. Sia oggi che domani saranno delle tappe abbastanza facili, che da Bolsena ci porteranno domani a Viterbo. Per il resto sentiero abbastanza semplice. Oggi facciamo un chilometraggio di 17-18 km al giorno, quindi un chilometraggio molto, diciamo, breve. Oggi un po' di dislivello c'è, però tutto molto fattibile. Leggenda narra che nel 1111 Enrico V, re di Germania, venne a Roma per visitare il Papa. Insieme a lui, diciamo, a questo Enrico V, seguirono dei vescovi, tra cui De Fuc, il quale era anticipato da un servo, il quale andava a analizzare il vino in ogni città per vedere se questo vino fosse all'altezza, diciamo, di questo vescovo. Arrivato a Montefiascone, questo servo scrisse tre est. Perché questa triplice dicitura? Est dal latino è, quindi nel senso che è buono e bevibile. E il fatto che ci fossero appunto tre est sulle botti significa appunto che il vino era veramente buono. E infatti quando il cardinale assaggiò il vino rimase stupefatto appunto dal sapore buonissimo della bevanda. Lo ritenne molto molto buono, tant'è che arrivò a Roma, poi nella strada di ritorno si rifermò a Montefiascone. Beve così tanto che alla fine morì, morì proprio malato per l'eccessiva bevuta. Proprio il suo corpo venne poi sepolto proprio qui a Montefiascone e si può trovare la sua tomba proprio presso la cattedrale di San Floriano, quindi meta dei pellegrini bevitori.
E anche oggi insalatina con vista lago. 5 stelle, ragazzi. Buongiorno, alle nostre spalle Monte Fiascone, siamo in direzione di Viterbo. Questa mattina abbiamo avuto una sveglia, diciamo, tardiva, siamo svegliati alle 6, partenza alle 7, anche perché oggi abbiamo un tratto molto facile, 17 km verso Viterbo in piano, passando per la vecchia Via Cassia dismessa. Ormai diciamo che il peggio è passato, dovrebbe essere passato il peggio. Vedremo. Andiamo avanti. Vuole che si faccia il pezzo della vecchia Via Cassia di origine romana scalzi, e noi così lo faremo. Noi rispettiamo le nostre tradizioni.